Stiamo per far conoscere una scuola di equitazione, magari la conoscete già perché siete di Frascati e dintorni. Questa scuola di equitazione si chiama San Marco Ranch. Io ho qui con me Laura Cortesini. Ciao Laura, benvenuta. Ciao a tutti quanti, buonasera. Allora Laura, raccontaci un po' la storia del San Marco Ranch, quando nasce e soprattutto con quali obiettivi. Poi parleremo anche delle attività che si svolgono adesso all'interno. Allora sì, il San Marco Ranch nasce diversi anni fa, esattamente nel 1991. Nasce da una passione che forse accomuna molti, la passione per il cavallo, che è un animale insomma per eccellenza forse tra i più belli. E nasce dalla passione del titolare e da questo amore per l'animale che abbiamo cercato appunto poi di, che ha cercato e poi noi come collaboratori di riportare un po' a tutti quanti coloro che volessero conoscerlo. Nasce come centro per la pensione e la doma dei cavalli, questo è magari un termine che non so se è noto a tutti quanti, ma il cavallo ovviamente nasce come animale selvaggio, come animale che di per sé non ha niente a che fare con l'uomo se non per i riferimenti storici che conosciamo, diciamo, però il cavallo va educato. Certo, diciamo è anche bello vedere quando il cavallo va da solo, trotta. Sì, però se poi ci vogliamo salire, certo, diventa un po' diventa difficile. Un problema. Soprattutto come fai, come lo fermi? Dovete prima fare un passo indietro, andare a scuola. E esatto. Come funziona? La prima scuola, appunto quella della doma, è la scuola del cavallo. È il cavallo che deve imparare a interagire con l'uomo sotto ogni aspetto, da non soltanto quindi montarci, ma conoscere l'uomo, relazionarsi con lui, fidarsi di lui soprattutto, perché questo rapporto è basato principalmente sulla fiducia che deve essere instaurata tra l'uomo e il cavallo. E bisogna riuscire ad entrare nel loro mondo, nel loro linguaggio, nel loro comportamento. Soprattutto non credo che avere il giusto atteggiamento sul cavallo, altrimenti un po' il giusto atteggiamento si spaventa, si porsi nella maniera giusta, come succede però poi alla fine anche fra persone, né più né meno, dipende da come ci poniamo con gli altri, quello che poi può nascere a livello di rapporti sotto ogni aspetto. Certo, perché il cavallo già in natura non è abituato ad avere qualcuno sopra, quindi si deve abituare, viene educato. E se poi tu hai anche l'atteggiamento sbagliato salendo sul cavallo, lì si crea un po' di tensione. Sì, lui è in grado di percepirlo. Quindi è un po' come quando si dice che i cani sentono quando non ti piacciono proprio. Allo stesso modo, sempre animali sono, quindi in qualche modo devi trasmettere positività e cose belle anche agli animali, trattateli bene. In questo caso invece, tornando a noi, alla scuola di equitazione, fate sia corsi base, come dicevamo, per chi comincia, cioè, proprio da zero, praticamente non ha neanche mai quasi visto, cioè l'ha visto il cavallo magari da lontano, e poi però fate anche discipline agonistiche. Quali sono? Allora, la scuola base, come hai accennato brevemente, insomma, riguarda sia bambini, ma ci tengo a precisare che riguarda anche gli adulti. Questa è un'attività sportiva che in realtà non ha un limite di età per iniziare. Molti magari dicono, ma ormai sono grande, dove vado? No, assolutamente vi garantisco che chiunque abbia la passione per questo animale può avvicinarsi. L'agonismo è una conseguenza, ovviamente bisogna aver imparato le basi e poi scegliere di voler fare di questo binomio, di questo rapporto con l'animale, anche una disciplina a livello sportivo. Noi ci siamo cimentati nel tempo, principalmente nel running, che è una disciplina della monta western, monta americana, particolarmente in voga negli ultimi anni, ma anche classiche discipline olimpioniche come il salto ostacoli, il dressage e l'endurance. Quindi sia che siate appassionati semplicemente e volete andare a vedere che coloro che stanno imparando, che fanno questo tipo di discipline a livello agonistico, sia che volete partire da zero, che volete ricominciare, magari qualcuno già lo faceva anni indietro però poi ha smesso per chissà quale motivo, cioè un motivo, potrebbe trovare un motivo per ricominciare, quindi magari anche già a un livello più avanzato, diciamo così. Esattamente. Che altri tipi di attività si possono fare da voi? Solamente la scuola equestre, cioè quindi solamente il rapporto con i cavalli, oppure se ci fosse una famiglia e volesse venire un fine settimana, si può fare una cosa random, veloce? Ma guarda, l'avvicinamento al cavallo ovviamente deve essere sempre a disposizione di tutti quanti coloro che lo vogliono, però ripeto, è molto più particolare di quello che sembra, quindi farlo occasionalmente per conoscenza ci mancherebbe, tutti quanti possono venirci a trovare e conoscere questo magnifico animale, per poi magari vedere se c'è una passione, se c'è un interesse a capire come interagirci, sia vicino, quindi come avvicinamento, ma poi anche
per montare e per salire a cavallo e sapere come si fa. Quindi se intanto volete andare a vedere dove si trova, perché già ho detto che si trova a Frascati, ma c'è anche una pagina Facebook sicuramente con delle immagini meravigliose dei cavalli, di chi sta imparando, chi fa questa attività anche a livello agonistico, potete andare sulla pagina Facebook San Marco Ranch, insomma è facile da ricordare, e poi si trova in via San Marco 10 a Frascati, quindi è ancora più facile da ricordare anche l'indirizzo, e c'è anche un sito. Cosa c'è nel vostro sito? Cosa si può trovare? Ma ci sono immagini ovviamente relative al maneggio, alla struttura, e ci sono sicuramente riferimenti appunto di quello di cui abbiamo parlato, quindi dei vari eventi e varie attività che vengono svolte comunque quotidianamente. www.sanmarcoranch.it, questo è l'indirizzo web, il sito web, altrimenti potete chiamare lo 0694 17 360 e poi andare direttamente a chiedere informazioni. Io ringrazio Laura Cortesini, ma c'è qualcosa che vuoi aggiungere, qualcuno che vuoi salutare prima di chiudere l'intervista? Ma io ringrazio voi per questa opportunità, perché insomma è bello provare a far conoscere il cavallo, non soltanto noi, ma il cavallo, perché ci tengo comunque a precisare che per i bambini soprattutto è uno sport, non è soltanto un animale, un passatempo, un hobby. E noi, perdonami se ti rubo gli ultimi due secondi, ci teniamo molto a specificare che nel nostro programma c'è una sorta di educazione equestre. È un concetto un po' particolare, però il cavallo, perché è lui il vero insegnante, in grado di insegnare ai bambini e di riportare un pochino di attenzione sulle regole, sulla disciplina e sul rispetto del prossimo, perché il cavallo è un essere vivente. E quella è una cosa molto importante, e quindi se pensavate di portare i vostri figli e cominciare questa meravigliosa esperienza, vi incoraggiamo a farlo, soprattutto dal San Marco Ranch. Grazie Laura per essere stata qui. Grazie a voi e buona serata.